abbi cura di lui è il tema della 31esima giornata mondiale del malato che celebriamo qui dal poliambulatorio della Caritas Diocesana di Roma, un poliambulatorio che esiste da 40 anni. Papa Francesco nel messaggio che ci ha regalato quest'anno è molto chiaro. Intanto dice che è disumano abbandonare le persone che vivono momenti di malattia e di dolore. Poi ci invita a riconoscere quelle condizioni di malattia che sono legate a cause naturali, lui dice, forse i medici direbbero biologiche, e quelle condizioni di malattia che sono invece legate a ingiustizie, disuguaglianze, violenze. E questo è particolarmente vero e particolarmente difficile da distinguere, dice Papa Francesco, perché le disuguaglianze sono dappertutto, in tutta la società. E poi fa un passaggio ulteriore Papa Francesco, perché dice in questo tempo di sinodo, di cammino sinodale, non possiamo permetterci di rimanere soltanto in un rapporto a tu per tu nella cura delle persone malate, ma dobbiamo prenderci cura insieme, come comunità, del loro percorso di guarigione, prenderci cura insieme di loro. Questo è quello che cerchiamo di fare qui in questo servizio, in questa opera segno della Caritas Diocesana di Roma. Il poliambulatorio è un ambulatorio per persone in condizioni di marginalità sociale, stranieri senza permesso di soggiorno, persone senza dimora. Ogni pomeriggio in ambulatorio incontriamo il mondo. L'anno scorso abbiamo incontrato persone da oltre 100 nazionalità diverse. Offriamo visite di medicina generale grazie alla disponibilità dei volontari, medici, infermieri che prestano il loro servizio qui. Offriamo visite specialistiche, anche la possibilità di effettuare medicazioni di ulcere agli arti inferiori, soprattutto di persone senza dimora, e dispensiamo gratuitamente dei farmaci che a nostra volta riceviamo come donazione da singoli, gruppi, comunità, parrocchie, da varie provenienze. Quello che sperimentiamo qui sono due cose in particolare. La prima è che per prenderci cura delle persone dobbiamo entrare in relazione con loro. Il nostro motto dice accogliere è già curare. Allora, partendo dall'accoglienza, dalla prima conoscenza, dall'ascolto, dallo sguardo, dal guardarsi negli occhi, iniziamo a prenderci cura della persona. E molto spesso tante persone che bussano alla nostra porta hanno bisogno proprio di questo, di una persona che le ascolti e che ascolti la loro storia di vita. E insieme a questo cerchiamo di prenderci cura insieme, in rete, in comunione. In rete anche qui è una parola forse legata alla sanità pubblica, ma potrebbe essere la traduzione del cammino sinodale che dice Papa Francesco, perché un servizio come questo da solo non potrebbe fare tanto se non agisse insieme ai servizi pubblici per tutelare il diritto alla salute che è garantito dalla Costituzione e che deve essere riconosciuto appunto ad ogni persona presente sul territorio nazionale, e insieme ad altri servizi del privato sociale, ad altre organizzazioni che si occupano del prendersi cura e di tutelare il diritto alla salute delle persone in condizioni di marginalità. Ecco, l'accoglienza, il prenderci cura delle persone e il lavorare in rete, impegnandosi per la promozione del diritto alla salute, è quello che caratterizza il lavoro del poliambulatorio da oltre 40 anni ed è in questo modo che cerchiamo di celebrare anche oggi la Giornata Mondiale del Malato.